tenerezza, una parola quasi dimenticata di cui oggi tutti noi abbiamo bisogno. Sono state un invito ad entrare nelle piaghe del Signore e con esse, in quelle degli altri, le parole di Papa Francesco pronunciate sul Sagrato della Basilica Vaticana alla veglia di preghiera con quanti aderiscono alla spiritualità della Divina Misericordia. Alla vigilia della domenica ad essa dedicata, tanto desiderata da San Giovanni Paolo II, di cui il Pontefice ha ricordato la scomparsa proprio il 2 aprile del 2005, il Papa ha commentato il passo del Vangelo in cui Tommaso trova la fede dopo aver toccato le piaghe del Signore. Una fede che non è capace di essere misericordiosa come solo segno di misericordia quelle piaghe, ha aggiunto, non è fede ma è ideologia. La nostra fede invece è incarnata in un Dio che, ha spiegato, è stato piagato per noi e la misericordia va alla ricerca di ogni persona. Quanto dolore si prova, ha raccontato il Papa quando sentiamo dire di buttare fuori e lasciar dormire per strada i poveracci. Per loro e per tanti altri il pontefice ha sollecitato un'opera di misericordia vivente. Che bello sarebbe che come un ricordo, diciamo un monumento di quest'anno della misericordia, ci fosse in ogni diocesi un'opera strutturale di misericordia un ospedale, una casa di riposo per anziani, per bambini abbandonati, una scuola dove non ci sia, una, un ospedale, una casa di, 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 per recuperare eh, gli, gli additti e eh, tante cose che si possono fare.